Allora, riprendiamo il nostro discorso dai primi esempi di virtualizzazione. Ripeto, noi dobbiamo abbandonare l'idea che la virtualizzazione sia necessariamente legata alle protesi che ci permettono di esperire lo spazio 3D. Quella è una forma di virtuale, ma non è il virtuale è un concetto più ampio. Il virtuale che si ottiene con l'information technology è stato definito sempre come una forma di aiuto al pensiero. Il computer nasce come una forma di aiuto al pensiero, nasce anche come una imitazione del pensiero dell'uomo, in questo caso del settore, l'area dell'intelligenza artificiale, ma è anche l'area dell'aiuto al pensiero, del potenziamento del pensiero, del supporto al pensiero dell'uomo, al pensiero scientifico dell'uomo, svolgendo attività che farebbero perdere eccessivo tempo. Questa è l'idea, che si trasforma in un modo di pensare e che è il titolo del primo saggio che ci interessa ricordare in questo nostro rapido excursus, che è il saggio di Ivan Warbush, consulente della Casa Bianca, che nel 1945, subito dopo la guerra, dopo la Seconda Guerra Mondiale, scrisse un fondamentale saggio, un rapporto di ricerca, As We May Think, Come Potremmo Pensare, il quale ipotizzava una forma diversa, una forma diversa di associare tra loro concetti e scritti con un apparecchio, una macchina che prese il nome di Memex, che era un oggetto naturalmente non informatico ma analogico, sarebbe poi, questo principio sarebbe passato all'interno dell'information technology, che però cominciava a porre il problema del collegamento tra documenti. Il collegamento tra documenti, come il collegamento tra concetti, è stata sempre poi una delle forme distintive dell'intelligenza dell'uomo. Noi diciamo che un saggio è tanto più brillante quanto più mette insieme cose che sembrano distanti, un saggio letterario, teorico, critico, filosofico, scientifico, tanto più è intelligente, interessante l'operazione che l'autore compie, quanto più spinte sono i paralleli, i collegamenti, le interazioni che riesce a stabilire tra concetti apparentemente distanti, mettendo invece in evidenza convergenze, comunanze, potenziando settori di ricerca. Ecco, questa era l'intenzione di Vannevar Bush, che poi venne seguito nel tempo. Su questo filone troviamo un altro grande personaggio che collaborò a questo, che tra le altre cose si occupò di questo problema, che è Douglas Engelbart, l'inventore del mouse, di tante altre cose, l'interfaccia del computer che noi oggi, alla quale noi oggi siamo abituati, che scrisse sull'inizio degli anni 60, siamo nell'ottobre del 1962, scrisse A Conceptual Framework, Augmenting Man's Intellect. Un marchingegno, diremmo noi meglio, concettuale, un aiuto per l'intelletto dell'uomo. Il saggio di Douglas Engelbart è fondamentale perché parla di computer, parla di modo di utilizzare i computer in maniera intelligente, e fa un parallelo che poi tra l'altro a me è molto caro, che è molto caro agli architetti, perché paragona il lavoro che il computer farà e lo applica, cioè paragona il lavoro che il computer fa a quello che fa l'architetto, lo applica appunto al lavoro architettonico, spiegando da vicino come un architetto avrebbe potuto lavorare su uno schermo, su un display, mettendo insieme cose che normalmente erano distanti, che quindi faceva fatica a seguire, mettendole invece insieme, facendole risuonare insieme in una maniera immediata, visuale, dinamica e interattiva. E questo concetto poi è stato ripreso da un altro grande intellettuale che si è occupato di computer e più di teoria dei computer, che è Ted Nelson, il quale poi è quello che ha coniato il termine ipertesto,
proprio andando a significare, a sintetizzare il concetto intorno al quale si erano avevano lavorato e si erano espressi Bush prima e Engelbart dopo, che è quello di il concetto appunto di ipertesto, che è sostanzialmente poi il concetto al quale noi partiamo per mettere in piedi poi il nostro studio.